Allora, tu devi chiudere la vite di 3 minuti e poi vieni dopo. Tu invece devi le lamelle devi fare, devi accarezzare le lamelle. Non c'è nessuno. E tu invece devi il gigler. Sono tecnico? Sì, a chi stai parlando? Non c'è nessuno. Sono abbastanza tecnico? Che io sono qui nel furgone ATM e mi è venuto spontaneo di dar consigli alla gente. L'atelier mobile, voglio dire. Guarda, qui c'è di tutto, non manca niente, anche il caffè, ma soprattutto per il lavaggio, giusto? Per il lavaggio Filippo Flenghi. E poi qui per fare la lappatura, giusto? La lappatura. E poi qui è la buretta. Perché ogni... Così, che aspetta un attimo. E così, fai così e tu sei a posto, no? No, non lo so, Ronny, perché mi guardi male? No, c'è anche l'aria condizionata. C'è tutto qua, c'è anche la vaschetta per farsi il bidet, c'è tutto. Ci sono i tempi, tra l'altro, a parte gli scherzi, siamo a Sarno. Là ci sta un Vesuvio bello, e siamo a Sarno per la seconda prova della WSK Master Series in pista, l'ultimo turno di prove libere della KZ1, perché lo sapete quali sono le categorie, sono cinque, sono la KZ1, la KZ2, la KF2, la KF3 e la Mini, che non è neanche brutta da vedere qui, sì, non è il massimo, perché Filippo, c'è di meglio da vedere a Sarno, perché il 1700 metri, 1600 99, il circuito di Sarno premiano più i KZ1 e i KZ2 piuttosto che non i mini, però ci sarà da divertirsi. Da quello che abbiamo visto, dalle prove libere, così guardando un po' distrattamente i fogli tra una sfogliatella e l'altra, i fogli dei tempi delle prove libere, secondo noi i valori in campo sono più o meno quelli della prima puntata, diciamo, del primo round della Master Series a Muro Lecese 15 giorni fa. Vedremo nell'arco del weekend cosa accadrà, perché chiaramente tutto succede nell'arco di un weekend di gare. Sappiamo benissimo che le gare finiscono sotto la bandiera a scacchi, soprattutto questa è la WSK, super agguerrite, come abbiamo visto proprio a Muro Lecese, soprattutto nella KZ1, dove a un certo punto grandissima prestazione per quanto riguarda Coco Kozlinski con PCR TM, per questo siamo in casa loro qui a fare il video, vincitori insindacabili della finalissima di domenica. E poi invece Ardigò che si è perso con Pex, è successo di tutto, De Conto su due ruote per la birra e la BMB che è ritornata sul podio, quasi poteva vincere anche loro, insomma seguiteci perché ce ne saranno delle belle. Aggiungo che c'è una modifica regolamentare. Cosa? La partenza. Cioè, esattamente la KZ, no, la partenza delle categorie KF che non avviene più col limite di velocità. Questo cosa, mi sento meraviglioso. Questo cosa significa? Che praticamente prima i piloti sullo schieramento di partenza dovevano passare con una velocità definita, mi pare 40 km/h, e adesso invece possono arrivare a fuoco, quindi a 280-290 km/h. Bello, in nome della sicurezza. Sì, in nome della sicurezza, esatto. Nuova modifica proprio dell'altro giorno dall'ultimo consiglio mondiale della FIA. Adesso questo turno di prove libere sarà abbastanza indicativo per quanto riguarda le prestazioni in pista, perché per il semplice fatto che verso la fine del turno i piloti metteranno gomma nuova ed evidentemente daranno più o meno l'idea di chi andrà forte e di chi no.